Allora, tutti e benvenuti, sono Amenti Morti, siamo a End of Fate 2. Intanto vi ricordo che se volete iscrivervi fatelo pure, non succede niente, tranquilli, potete farlo. Potete anche commentare, lasciare un like, che sapete che mi fa piacere parlare con voi. Ma ritorniamo al gioco. Siamo alla missione della sacerdotessa. Eravamo andati un pochino avanti, però purtroppo siamo morti, se avete visto che è il proprio incidente. E quindi dobbiamo ricominciare la missione, quindi vediamo se possiamo modificare qualcosa. Allora, noi possiamo cambiare il vagabondo, che è un berserker che abbiamo trovato per la strada, si è unito a noi, con l'imbroglione, anche se l'imbroglione... Allora, a questo giro mettiamo il vagabondo, così lo testiamo. Magari fatemi sapere se preferite il vagabondo o Malacalypse. Incontri. Vediamo un po', mettiamo un po' di robe nuove. Ah, quindi c'è da mettere questo, credo, per trovarlo. O è già con noi, quindi va trovato, non è subito con noi. Questo potrebbe essere una cosa abbastanza negativa. Questo è nuovo, no, questo non è nuovo, questo l'avevamo già trovato la volta scorsa, quindi lo possiamo anche cambiare. No, questo lo possiamo mettere. Quindi nuove carte nuove, ne ho praticamente una sola, che è il gentile custode della locanda che avevamo trovato la volta scorsa. Però praticamente ce l'ha. Siamo morti, però ci ha dato questa carta qui, quindi la mettiamo. Per equipaggiamento. Ci sarebbero questi anelli che mi interesserebbero, però io posso mettere solo 5 cose. Quindi lasciamo così, se no lasciamo l'elmo per un anello. Anello del cibo, anello dei rubini, quindi uno magari dà cibo e uno forse darà soldi, solamente così. Proviamo, così abbiamo messo anche una cosa nuova. 5-6 incontri, manca un'altra carta, richiede Malacalypse. Ah, ok. Praticamente questo è il sottosuolo, richiede Malacalypse, non lo possiamo mettere, però è nuova. E anche questa però me la dà nuova, e tutte e due mi danno il gettone. Quindi mettiamo il mercato, vai. Che è una carta positiva. E ricominciamo, ragazzi. Sì, lo so. E cominciamo. Due monetine. E sono le ricompense. These challenges I piedi d'Almont. Each one will hone your skills and prepare you for our final conflict. This empire will fall under proper guidance once more. And soon. In questa missione devi viaggiare oltre il confine settentrionale per conto dell'impero. Generale Broadstorm, ti ordino. Non tornare finché non avrai convinto questa squadrina di una sacerdotessa a smettere di ordinare razzie ai danni della nostra gente. Simpatico. Ti dà delle provviste per accamparti lungo la via. E la Madosca, 25? Grazie. Questa donna non vede di buon occhio i barbari, quindi ti suggerisco di trovare un modo per guadagnarti il suo favore. E ti dice accomiatandosi a te. Ma che cacca, accomiatandosi? È la prima volta lo sento di lingua terrena, accomiatandosi. Sono ignorante io, però bene. Ottieni almeno 6 di benedizione prima di incontrare. Ottieni almeno 6 di benedizione prima di incontrare la sacerdotessa. Va bene, allora facciamo queste due cartine. No. Basta. Non la leggo perché mi sono rotto le balle. Neve, tempesta di neve con frammenti di vetro. Difficoltà, le carte. Vabbè, cerco di seguirla. Questa. Porca. La scalata diventa insostenibile. Cerco di riparo. Vado praticamente in un pertugio. E c'è un orso che mi lancia. Le zampate, cioè praticamente si stacca le zampe e me le lancio. Fuggi dalla bufera salvandosi. Quando la bufera è ferita mi posso accampare. Io mi accampo, non vi sto a leggere tutto perché tanto sempre
solita surf, che è successo? Pianta le tende. No, vabbè, ma per il momento 10 di oro. No. Più che altro, va bene, io posso. Mi cucino del cibo per 5 di vita. Tanto ne ho tanto. E commercio, vediamo poi se posso prendere qualcosa. Anellino 21. No. Termina scambio. Andiamo le tende. Praticamente ho ripreso un po' di vita solamente. Qua. Here we Il begin dono to see the dell'anziano. potential of cards based around fame. If you can force them from your deck and into your hands, you can begin to exploit their power. I predoni hanno distrutto il nostro villaggio. Spiega l'anziano in un sussurro. Cercavano questo. Estrae un'arma dal suo mantello e te lo consegna. Il mazziere pesca una carta equipaggiando il platino. Equipaggiando platino. You lack prominence to use Ok, this questa weapon. è un'arma che Gain more l'avevamo. fame. Vabbè, mi scusi, parli lei. Questa è un'altra arma che avevamo trovato nella missione precedente. Il problema è che a noi ci serviva la fama per utilizzarlo. Perché fama richiesta 20 per utilizzare il suo potere. Quindi noi dobbiamo aspettare di avere 20 di fama. Quindi dobbiamo praticamente dobbiamo far 6 punti di benedizione e 20 di fama. Forse non c'è ancora, forse non hai ancora la disposizione d'animo per portare con te questo giorno, ma con il tempo confido che scoprirai la sua vera natura. Forse non hai ancora la disposizione d'animo per portare con te questo giorno, ma col tempo confido che scoprirai la sua vera natura. Continuo, che era importante. Che tale arma possa portare a te una migliore fortuna di quanto ne ha portato il nostro popolo. È morto Eric, insomma, magari sì che parte sfiga, non lo so, e che il sacrificio della nostra gente sia per te un guadagno. Arrivato di fama? No, me l'ho già dato, iniziamo negli assalti 8. Ok, noi abbiamo preso martelletto. Valanga, un'altra valanga, non voglio leggere. Ah, il bello è che con le valanghe arrivano anche i nemici, non si sa. Quindi proviamo anche il vagabondo. No, non è il vagabondo, è la calipse. È il vagabondo, ma anche il vagabondo, sono tutti vagabondi qua. Insomma, vediamo come funziona. Bah, sembra però. Ah, Kolbjorn, ma nome più semplice, Luca. Non lo so. Kolbjorn. Avendo perso la famiglia ed essendosi ritrovato il suo clan contro, Kolbjorn decide di mettersi in viaggio verso sud alla ricerca di un significato random, così. Quando attivato, Kolbjorn effettua un attacco carica che causa studiamente e può mettere KO i nemici indeboliti. Resta vicino per caricare più velocemente la sua abilità. E come? R? Qual è R? Aio, non viene. Fatto male botta. Aio, evita qualcosa. Ah, ve l'ha stordito, visto? E un taggerdas. L-Shift. Ok. No, non ho l'abilità per fare queste cose. R. Per fare a te, menano a me. Ah, comunque. Aio, dai, ma perché più ste cacate? E l'ho presa anche qua. Comunque meglio di Malacalypse sicuramente. Almeno me li stordisce. Comunque le ho prese anche qua. E anche tante. Armeria. Armatura, ragazzi, non scherziamo.
25 di vita, meno male. Le tue armi cadono, creando una frattura sulla superficie nevosa. Sento un tremito mentre la valanga prende velocità e potenza, avanza nella mia direzione. Sempre, sempre. Lancia. 13. E no. Quindi la bufera praticamente no, non mi travolge. E poi troviamo... Noti che l'arma di un tuo avversario spicca nella neve. A meno meno che ti avvicini, vedi la mela, stringere la presa della mela, mentre il resto del corpo giace sotterrato nella neve. E la disotterriamo. Un ragno 2 di fama. Affronti cosa lo liberi. Concede un momento per riprendere il fiato e mi dice: mi hai salvato, nonostante il fato ci abbia reso nemici. Di questo ti sarò eternamente grato. L'avevamo vista anche la volta scorsa questa cosa qua. Ah, questa no, però è nuova. Scegli ancora, riprova riprova facoltativamente qualsiasi gioco delle carte probabilità. Va bene. No, no, al momento non voglio riprovare niente, voglio andare avanti. Scalata. Allora, adesso qua se facciamo la scalata andiamo a livello superiore. Io però voglio fare tutte le carte perché sono curioso. Ecco, accidente a me quando non me ne sono andato. Ah, va bene, la bufera con frammenti di neve. Che fantasia, eh. Questa l'ho seguita. Oh. No, no, continua. Ah, con questa posso scegliere di nuovo. Ottimo. La scalata diviene insostenibile quando una fortissima buffer speciale monte. Ci chiedi per una caverna disperatamente l'ottima. Ma scusa, questo me lo dà anche col negativo allora. Quando l'urlato dei venti placca, rimuovi la neve dall'entrata della caverna e scopri che le nuvole nere sono scomparse. Ecco. Questo non l'avevo mai letto, solitamente trovo sempre l'orso. Vale ricerca. Niente, no, non accendo niente, me ne voglio andare. And so we see the home of the northerner and his reasons for leaving. Cogjorn torna al suo villaggio natio per partecipare alla fatica le pulizie di primavera delle tombe. Quindi loro hanno, ognuno ha le pulizie sue e la celebrazione degli antenati degli uomini del nord. Ti invito ad accompagnarlo. Ma sì, mi dà anche una divinizione, perché no? Il clan Luminocchio, potentissimo, dal nome proprio potentissimo già si sente, nascosto nelle foreste del Monte Fedis, è solo il guscio di un villaggio. Anche il villaggio nel guscio. Al tuo arrivo sembra di non essere rimasto alcun abitante tra le pareti bruciate e i tetti crollati. E vabbè, comunque c'è il cimitero, devi fare le pulizie, quindi meno gente c'è, più pulizie tocca fare. Cobjorn ti conduce tra gli alberi fino al cimitero, un campo innevato vicino a un lago ghiacciato. Qualche rima, ricoperto da una serie di collinette della dimensione di un corpo. Come fa essere una collinetta della dimensione di un corpo? Un corpo non fa mica collina. Non so. Ho dei problemi di apprendimento. Sì. Alcuni abitanti sono qui a gettare acquavite sulle tombe, a pregare, da notare che sono tutti anziani e molto deboli. Beh, perché qua il tuo solidale si inginocchia di fronte a tre tombe, sembrano relativamente recenti, l'erba deve ancora ricrescere. Ecco, spoggia un po' di Aramon sulle collinette e ripete alcune benedizioni. Ah, perché sono collinette, perché sono seppelliti e rimane la forma del... vabbè, ci sono arrivato adesso. Mamma mia, come siamo messi male. Dopodiché ti invito a fare lo stesso. Ecco, spargiamo Ramortene. Angelo Custode. Che devo fare? Ti inginocchi. Non ho capito perché ha fatto scegliere la carta. Ti inginocchi sul terreno umido vicino a Corbjorn, che è il capo chinato in segno di preghiera. All'improvviso, ma è un masso. Pensavo fosse la bufera. No, invece è un masso. Viene lanciato alle spalle del tuo solitario, colpendolo alla schiena. Vi girate con le armi estratte solo per vedere un'anziana donna del nord con gli occhi pieni di olio, ricurva per l'età, ma comunque più grossa di te, alla faccia, e con in mano un cestino pieno di massi. Buoni massi, guardate, massi a colazione, buoni da morire. Vattene da qui,
traditore, vieni cara le vecchie. L'anziana donna si strappa i capelli in segno di dolore, mentre gli lancia contro di massi. Corbjorn indietreggia man mano che viene colpito dai massi e non accenna minimamente a difendersi. Un gruppo di abitanti sta avvicinando, non partecipando al lancio di massi, ma non intervengono nemmeno per fermarla. Ma io... cioè, non so cavolacci mia. La faccio? La vecchia gli era passata in capo, non mi pare il caso. Ma cioè, vabbè, che se ti pidi sassate col Bjorn... Beh, interveniamo, che succede? Sapevi peccato che succede? Gabriele, prendo anch'io, dalla vece, Questo! Al bacio. Colbjorn ti impedisce di metterti nel mezzo. I massi continuano ad arrivare fino a quando non compare una traccia di sangue sulla neve. La donna si inginocchia e scoppiando a piangere. Un anziano con la testa... Quanto dura sta cosa? Un anziano con la testa tornata da un copricapo di ossa ed erba fa un passo avanti stringendo i suoi pugni con rabbia. Perché sei qui di nuovo? O perché sei di nuovo qui? Colbjorn fa un cenno con le mani ai tre cumuli. Avrei giurato di essere pronto a morire per il clan o per l'amore. Perché l'hai fatto? Nonostante il tono severo scoppia in lacrime. Avevo una figlia. I tuoi figli hanno bruciato tutto solo perché non eri pronto a morire per noi. In lontananza Corbice osserva a malapena con uno sguardo assente la sua solita espressione cupa. Perché Deovacco? Ogni cosa paga, ma cosa c'entra ora? Questi si stanno a litigare per un discorso loro, io pago. Cazzo devo pagare? Dove sta scritto che tutte le volte tira fuori i soldi? Mia, poi. Invoca la pietà. Ai dadi, lancialo. Che bucio, de fortuna. Va bene. Gli abitanti del clan di Lumalocchio, vedendo la figura cupa e priva di emozioni di Corbice, provano pietà. Va bene. L'anziano sospira. Non abbiamo niente. Sono tenuto in vita solo dalla rabbia e dalla detenzione. Va bene, allora continua ad essere bello perché sennò ci lasci le penne. Corbice il traditore, ti mostra il tuo valore nella prova della brina. Dimostra che sei ancora disposto a morire per il clan del Luminocchio. Ma sei il parente del clan di Pinocchio? We all must seek redemption along this road. Va bene, quindi dovevamo fare qualcosa, ma non facciamo niente in questo mondo. Tacchete, tacchete e tacchete, oh via. Per me questi discorsi qua non mi interessano. Scaliamo. Allora ragazzi, comunque direi di terminare qui. Spero comunque vi siate divertiti. È stato un po' un gameplay incasinato perché insomma quasi un po' di cose già riviste, un po' di cose ce l'ho aggiunte io, no sense, quindi ci facciamo un bel casino. Ok ragazzi, spero che vi siate divertiti, lasciate un like, commentate, se avete anche qualche consiglio, oppure se vi piace anche quello che sto portando, insomma commentate, iscrivetevi, lasciate like che mi fa anche piacere parlare con voi. Quindi ragazzi, vi ringrazio per la compagnia, ci vediamo alla prossima, ciao belli.